Senta, Presidente, il sindaco De Magistris ha parlato più volte con interlocuzioni con molti esponenti del Movimento 5 Stelle, probabilmente lui anche in vista delle prossime elezioni. Lei li conferma che non c'è stato alcun tipo di contatto dal suo punto di vista? Dal punto di vista della questione alleanze o prossime elezioni non c'è stato nessun tipo di contatto. Dal punto di vista istituzionale invece io voglio un contatto nell'interesse, un contatto, una collaborazione assolutamente istituzionale nell'interesse di tutti i cittadini napoletani e per gli altri comuni nell'interesse di tutti i cittadini italiani. A gennaio, infatti, anche con l'ANCI e con i presidenti del Consiglio Comunale e i sindaci, organizzeremo una grande manifestazione alla Camera dei Deputati con dei temi importanti per tutti i cittadini italiani e di conseguenza per i comuni. Quindi c'è un lavoro serrato su tutti i territori che con grande piacere io faccio. Oggi sono qui perché questo istituto ha fatto tanto lavoro a Napoli e nel 2005, quando io fondai il Meetup in questa città, il Meetup di Napoli, arrivarono dei ragazzi che erano proprio di questo istituto con un libretto rosso e mi raccontavano dell'allarme dello sversamento dei rifiuti tossici e dal 2005 non è mai smessa questa collaborazione per aiutare Napoli, dai rifiuti ai beni comuni. Presidente, da napoletano, come vede questa carica sulla piazza del plebiscito con la decisione del ministro che ha smentito il sovrintendente? Non conosco la documentazione, però stiamo molto attenti perché non dobbiamo essere attenti a non perdere i finanziamenti europei rispetto alla linea 6. Quindi qualsiasi soluzione che è nelle prerogative del Comune, del Ministro, della Sovrintendenza e così via, devono essere veloci, devono essere fatte da buon senso soprattutto.